Industria, FIM Lombardia, segnali di ripresa, ma la situazione è ancora difficile. Trenord, FIT CISL, primo sindacato con 18 delegati RSU e 5 RLS. TTIP, un approfondimento alla CISL Bergamo per capire la trattativa tra Stati Uniti e Unione Europea. Sciopero e manifestazione dei lavoratori della ristorazione per chiedere il rinnovo del contratto. Dall'Italia al Perù con il progetto di Iscos Lombardia, latte fonte di vita. Primi segnali di ripresa dell'industria metalmeccanica lombarda, anche se la situazione resta ancora difficile. Diminuisce il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, che si attesta a meno 36,6%. In calo anche la cassa integrazione straordinaria, al 33,4%. È quanto emerge dal 40° rapporto congiunturale presentato a Milano dalla FIM Lombardia, che ogni 6 mesi rileva sistematicamente i dati nelle circa 7.000 aziende industriali che impiegano oltre 550.000 lavoratori della regione. Ci sono dei primi segnali di ripresa, la situazione è ancora difficile, noi abbiamo calcolato con il nostro situazione 27.000 lavoratori coinvolti in crisi, c'è la cosa positiva che salgono a 9.000 posti di lavoro salvati attraverso i contratti di solidarietà. Quanto agli effetti della crisi sul territorio, la maglia nera torna a Milano con il 26% delle sospensioni, seguita da Bergamo che registra un netto miglioramento e dalla Brianza. Brescia sale al 12,3%, Lecco al 7,88%. A Varese la situazione resta pressoché invariata con un 6,51%. Queste aree vedono la presenza di insediamenti industriali importanti sia nei comparti tradizionali che in quelli innovativi del settore metalmeccanico, con una presenza cospicua sia di grandi imprese di livello nazionale e internazionale, mentre le imprese medie e piccole sono storicamente radicate in tutti i territori. Ci sono aziende, per esempio, che non hanno mai subito la crisi, quindi le aziende che esportano, le aziende che hanno fatto innovazione. Ultima battuta, appunto, è la ripresa, se c'è, attraverso queste percentuali o altre, deve essere supportata anche dagli aiuti. Noi chiediamo l'aiuto alla regione perché appunto anche dal punto di vista degli investimenti, degli interventi strutturali possono aiutare le aziende a riprendersi e quindi a garantire una maggiore occupazione. La FIT CISL è il primo sindacato in Trenord. Alle elezioni svoltesi dal 2 al 5 febbraio scorso, il sindacato di categoria della CISL ha ottenuto 18 delegati RSU e 5 RLS, con quasi 800 iscritti e oltre 800 voti. L'alta affluenza al voto, pari a 76,5% degli aventi diritto, ha dimostrato, secondo la FIT Lombardia, l'importanza e la necessità di avere una forte rappresentanza sindacale in azienda. Un risultato che toglie all'azienda ogni tipo di alibi nel tentativo di rallentare la contrattazione aziendale. Il Dipartimento Formazione CISL di Bergamo, su segnalazione della FAI CISL provinciale, ha organizzato un approfondimento sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, meglio conosciuto come TTIP. Giuseppe Giuliano, del Dipartimento Internazionale della CISL, ha illustrato lo stato dell'arte nella trattativa tra Unione Europea e USA nell'elaborazione di questo trattato, che incontra ancora, anche in sede sindacale, obiezioni e preoccupazioni. Al momento abbiamo raggiunto qualche obiettivo. L'accordo doveva essere firmato entro il 2015 e una situazione di stallo. Si sono fermate soprattutto le decisioni sul meccanismo di arbitrato tra le dispute tra gli investitori, quindi imprese multinazionali e governi. Era un meccanismo rispetto al quale la posizione era molto contraria da parte dei sindacati sia europei che nordamericani. E grazie adesso alle nostre pressioni, la commissaria Malmström ha deciso di puntare a possibile ruolo di tribunali internazionali con alti magistrati piuttosto che tribunali fatti da avvocati, diciamo esperti di diritto commerciale internazionale, che sarebbero stati molto, come dire, a vantaggio delle multinazionali. E adesso abbiamo ottenuto quindi qualche risultato, qualche cambiamento. Non sappiamo se sarà
firmato e siglato l'accordo prima dell'uscita del presidente Obama. Queste sarebbero, diciamo, le intenzioni soprattutto dei nordamericani. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. Posso dire che i dubbi in questo momento espressi dal candidato democratico Hillary Clinton ci fanno pensare che probabilmente un momento di ripensamento, di migliore definizione dei termini dell'accordo possa essere possibile. Il TTIP è un trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico, pensato con l'intento dichiarato di abbattere dazi e dogane tra Europa e Stati Uniti, rendendo il commercio più fluido e penetrante tra le due sponde dell'oceano. Coinvolgerà i 50 Stati degli Stati Uniti d'America e le 28 nazioni dell'Unione Europea, per un totale di circa 820 milioni di cittadini. La somma del PIL di Stati Uniti e Unione Europea corrisponde a circa il 45% del PIL mondiale. Può essere positivo, ma dall'altra parte ci sono alcune criticità molto forti che in questo momento stanno esprimendo il movimento sindacale europeo attraverso la Confederazione Europea dei Sindacati e l'FLCIO, il sindacato nordamericano. Le preoccupazioni sono date dal fatto che ci sono diversi, come dire, sistemi di tutela per quanto riguarda gli interessi che soprattutto noi rappresentiamo, quindi gli interessi dei lavoratori. Gli Stati Uniti hanno sottoscritto e ratificato soltanto due delle grandi convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, mentre l'Unione Europea quasi tutte. E già questa cosa crea qualche preoccupazione, soprattutto per noi in Europa. Poi abbiamo dei problemi sulla difesa degli standard qualitativi delle produzioni europee a fronte di un'apertura commerciale e quindi l'invasione di prodotti che potrebbero danneggiare anche l'esportazione che noi, che per esempio l'Italia fa all'interno dell'Unione Europea dei propri prodotti. Che ruolo può giocare la CISL con le sue categorie in questo preciso momento politico? Allora, è chiaro che un accordo commerciale di questa portata comporta ricadute in tutti i settori merceologici, tutte. Le nostre federazioni di categoria sono interessate in questo momento, sono sollecitate a moltiplicare la dimensione e possibilmente delle iniziative per quanto riguarda la tutela dello standard dei diritti e diciamo, gli standard qualitativi anche delle nostre produzioni. Dobbiamo rafforzare la posizione che la Confederazione Europea dei Sindacati insieme al sindacato americano delle FLCIO stanno in qualche maniera tenendo nei confronti del governo americano e della Commissione europea. Occorre in qualche maniera quindi un coordinamento più forte e un dibattito anche intercategoriale, perché sicuramente esistono delle sensibilità forti nella FAI, ma sicuramente il settore chimico, il settore meccanico non saranno da meno, quindi occorre un dibattito intercategoriale e un rafforzamento della posizione della Confederazione in sostegno della Confederazione Europea dei Sindacati. I lavoratori della ristorazione collettiva hanno scioperato e manifestato a Milano per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da quasi 3 anni. Un lungo corteo ha attraversato le strade del centro della città e ha sostato davanti al portone chiuso della sede di una delle principali associazioni imprenditoriali. Ancora una volta siamo qui per rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro, che purtroppo è ancora in una fase di limbo. I lavoratori e le lavoratrici sono qui tutti insieme a noi per poter dimostrare nella piazza di Milano, ma in tante piazze d'Italia, che occorre rinnovare il contratto collettivo nazionale di lavoro. È già stato rinnovato un pezzo di contratto con una delle controparti, ma Angem in particolar modo non vuole rinnovare questo contratto nazionale. Su che cosa fanno resistenza le imprese? Fanno resistenza ovviamente palesando dei costi del lavoro che sono oggettivamente fuori dal mondo. Quante persone sono interessate? Che cosa chiede il sindacato quindi? Allora, sono interessate circa 300.000 persone per quanto riguarda il settore delle mense e della ristorazione e chiede ovviamente il rinnovo del contratto collettivo attraverso la ridefinizione degli aumenti contrattuali.
A 5 anni dall'inizio del progetto agroalimentare Latte Fonte di Vita in Perù, ISCOS Lombardia ha promosso un incontro con padre Giorgio Barbetta, responsabile in loco del progetto, che ha illustrato le attività svolte grazie al sostegno di ISCOS e quelle da realizzare in futuro. Abbiamo concluso tutto ciò che dovevamo concludere, quindi le strutture, la preparazione dei ragazzi, dei giovani, l'acquisto delle mucche, siamo già arrivati alla produzione del formaggio. Adesso dobbiamo andare avanti, cioè dobbiamo far sì che questa cosa stia in piedi. Per questo ho chiesto ancora aiuto alla ISCOS per una centralina idroelettrica, in modo che ciò che abbiamo fatto abbia anche il supporto dell'elettricità. E poi bisogna migliorare ciò che abbiamo iniziato, mettere un po' d'arte. Il formaggio deve essere qualcosa di artistico. Bisogna migliorare, bisogna ancora migliorare. Dobbiamo aumentare le mucche, dobbiamo arrivare almeno a una produzione di 500 litri giornalieri, siamo alla metà e stiamo crescendo. Bisogna migliorare ancora gli ambienti in modo che l'igiene arrivi davvero a essere quella giusta, e poi la formazione dei ragazzi non finisce mai. In occasione di questa iniziativa, ISCOS Lombardia ha presentato il percorso del viaggio di turismo solidale in Perù in programma per giugno, dove i partecipanti avranno la possibilità di toccare con mano le attività del progetto e incontrare i ragazzi peruviani coinvolti. E chi vive a Pucallpa ormai da anni, come padre Giorgio, suggerisce ai visitatori di guardare la realtà con occhi diversi. Chi viene deve essere disposto a mettersi in discussione, cioè a riguardare la vita, le cose da un altro punto di vista, e se fa questo credo che servirà moltissimo a chi viene e a noi anche.